Etimologia di alcune parole. Parliamo di questo sull'All News insieme a me. Molto spesso usiamo delle parole convinti di saperne il significato, oppure ormai sono entrate a far parte del nostro appunto parlato, che non ci interroghiamo nemmeno più su che cosa vogliano dire. Ad esempio, quanti di voi sanno il reale significato di Wi-Fi? Se state pensando che voglia dire wireless fidelity, così come hi-fi vuol dire high fidelity, vi state sbagliando. Wi-Fi non vuol dire assolutamente niente ed è stata inventata dalla Wi-Fi Alliance, un'organizzazione nata nel 1999, formata da alcune industrie leader nel settore, con lo scopo di guidare all'adozione di un unico standard per la banda senza fili. Quanti di voi sanno che cosa vuol dire ok? In realtà qui le definizioni sono diverse e tutte corrette. Potrebbe derivare da All Correct, una storpiatura di un correttore di bozza del Boston Morning Post per indicare che tutto era corretto. Oppure potrebbe avere un'origine militare, dove la O in realtà è uno zero e la K sta per killed, quindi era un modo per comunicare velocemente che non c'erano stati morti e quindi tutto sommato era una buona notizia. Anche la parola Zumba non ha un significato. Il suo inventore Alberto Perez in realtà l'aveva chiamata Rumba Chise, ovvero un mix fra rumba, che in spagnolo vuol dire danza, e jazzercise, ma un suo collaboratore disonesto l'aveva registrato prima di lui e quindi lui ha dovuto cambiarla e ha deciso di chiamarla Zumba. Se pensate che alitosi sia il termine scientifico e medico per indicare il fastidio e il problema dell'alito cattivo, vi state sbagliando, perché il termine corretto in medicina è bromopnea. Il termine alitosi è stato inventato dal titolare della Listerine. Jordan Wet Lambert, questo è il nome del titolare della Listerine, la inventò prendendo spunto da una parola latina che vuol dire proprio alito, per far sì che sembrasse il nome di una malattia che solo il suo colluttorio poteva curare. Infine parliamo di SOS. Se state pensando che voglia dire Save Our Soul oppure Save Our Ship, vi state sbagliando. In realtà è la trasposizione dell'alfabeto Morse, che corrisponde a tre puntini, tre trattini, tre puntini ancora. È stato introdotto dal governo tedesco nel 1905 e poi esportato in tutto quanto il mondo.